Buonasera a tutti. Non ho visto mai tanta sinistra tutta non siete morti, siete ancora lì. Allora, che dire, io non so se è il punto più alto della mia carriera o il punto più basso della tua carriera. C'è la TV, c'è pure la TV stasera. Oh, lo sapevo, cioè non lo sapevo. Ecco, che dobbiamo fare? Io non mi sono preparato. Già arrivi in ritardo, di qualcosa di profondo. Diciamo la verità, sarebbe dovuto venire un vero intellettuale di questa regione, che purtroppo non è potuto venire, e mi ha pregato di leggere una MIFIBA. Con sommessa umiltà chiedo venia per non essere qui in questo tempio universale di laico sapere e francescana gioia ad assistere a questa tua ennesima manifestazione di autocoscienza storica e di sfrontatezza sismica. No, non mi lancerò in una oltraggiosa recensione, troppo semplice la pronuncia, preferisco sinossi. Un cospargersi il capo di ceneri, un ingresso in punta di piedi nella tua musica, coinè sofisticata e sfrondata di tutti gli inutili sentimentalismi della becera musica italiana, sempre prona alla monotonia in rima del muscolo cardico e del suo sodale mascolo, l'amore. Quanta banalità si cela nei tuoi colleghi più ricchi. Ma la vera ricchezza sta in quel crook e assassina, nell'ossimorico ammazzato Pablo, ma Pablo è vivo, nella disvelante la storia siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo, queste onde nel mare, questo rumore, ti prego, sono venuto due volte nel paradiso. Basta Francesco, anzi Franco, sono sicuro che ora ti lascio nella consapevolezza che mai nulla e mai nessuno potrà mutare questa tua viva voce in un morente sussurro tuo. E qui firma pure Nicky Vento. Grazie Nicky, grazie. Allora, per me chiaramente è un sogno venire qui a Bari e trovare Checco Zalone che mi ospita, che mi introduce, che veramente è una storia. Io sono raccontiamo a questi giovanetti come allora io non è che nella mia vita mi è capitato spesso di fare quello che ho fatto con Checco Zalone. Sono arrivato qui a Bari un giorno per lavoro, ho cominciato a chiedere a tutti quelli che incontravo: avete il numero di telefono di Checco Zalone? Avete il numero? Perché lo volevo conoscere. Alla fine l'ho trovato uno che aveva il numero di telefono di Checco e gli ho mandato un messaggio in cui mi firmavo, no? Francesco DG, io credevo che era DJ Francesco. Era un messaggio. Ti giuro, non ho risposto a questo messaggio. Poi è venuto qui a fare una convention, siamo andati, l'ho portato a mangiare il pesce, insomma insieme alla gente, siamo stati in discoteca, tutte le cose di destra che non ha mai fatto nella sua vita. È stata una serata bellissima, ma che ha curato molto il mio ego e la mia presunzione, perché volevano tutti farsi le foto con Checco e a me mi diceva, non è che non mi riconoscessero, sapevano perfettamente che ero io, e mi dicevano: Francesco, scansati, perché fare la foto con Checco. Questa cosa mi ha segnato profondamente, da allora sono diventato un altro uomo più umile e più buono. Grazie a tutti. Aspetta, c'è un'altra, questo l'ho fatto vero, c'è un collega di Francesco, una persona più ricca di lui, non voglio dire il nome, che è molto, diciamo, è desolato per non essere stato invitato, è un ragazzo, un cantautore di Napoli, che ha una fidanzata di nome Anna, però non mi ricordo chi è, ha un reddito più alto del suo, anche pure se non conti il nero, è più ricco di te. E ha fatto una sua versione della Donna Cannone che avrebbe voluto fare qui stasera. Che se volete, e seguo io.